Massimo Baldin, cintura nera, quarto dan, maestro della polisportiva Pra Palmaro. È molto difficile, è un percorso particolare quello per poter insegnare ai ragazzi ipovedenti o non vedenti? No, ci vuole tanta costanza, tanta volontà. Io ho iniziato all'età di 8 anni seguendo il mio maestro, che facevamo dei corsi per disabili. Quei tempi erano le prime scuole che c'erano per disabili. L'insegnamento che ho avuto dal maestro è quello dell'integrazione, cioè questi ragazzi venivano integrati insieme agli altri e venivano seguiti. Noi ragazzi invece ipovedenti è stata una cosa voluta nel tempo, desiderata nel tempo, sempre iniziato dal mio maestro Rosa che mi ha insegnato ad avere questo approccio con questi ragazzi. E da sono ormai 20 anni che seguo questa cosa qua e con molta soddisfazione. Ci vuole tanta volontà e tanta costanza. Abbiamo visto le dimostrazioni di autodifesa che gli atleti effettuavano con gli occhi bendati. A che cosa serve questa tecnica? Allora, prima di tutto può capitare a chiunque di noi di incontrarsi in un posto buio ed essere assaliti da qualcheduno, quindi avere la prontezza di riflessi, di sapersi difendere, non aver paura del buio. Abbiamo visto durante l'esibizione anche bambini molto piccoli. Oggi è una giornata importante del passaggio di cinture e il judo è anche una scuola di vita in questo senso. Assolutamente sì, è uno dei sport che consiglio a tutte le famiglie, a tutti i genitori di far praticare questo sport qua, perché è uno sport che si porterà avanti tutta la vita e questo ti forma caratterialmente, ti forma, ti insegna anche tantissime cose che anche la scuola non ti può insegnare. Ti insegna anche a stare al mondo, non aver paura del diverso, perché non è il diverso, ma è sempre un compagno che bisogna aiutare e noi puntiamo molto su questo. Grazie. Prego. Maurizio Lobartolo, cintura nera, istruttore della polisportiva Pra Palmaro e atleta FISPIC. Come si è avvicinato a questo sport? Io mi sono avvicinato a questo sport dall'età di 9 anni. Premetto una cosa, che quando sono nato con la patologia di retinite pigmentosa e vedevo benissimo, e non avevo nessun tipo di problematica a livello visivo. Poi purtroppo questa mia malattia è degenerata e purtroppo mi ha portato a vedere solamente sagome e ombre. Grazie a questo sport ho superato, se così si può dire, una grandissima difficoltà, perché sono dovuto rinascere 2 volte, da vedente e da non vedente. E da non vedente ho dovuto adattarmi, abituarmi e a convivere con questo mio nemico che si chiama il buio. E oggi sono qua a raccontare la mia esperienza e cercare di portare un grande messaggio a tutte le persone che hanno delle problematiche visive di non avere paura del buio, perché il buio si può sconfiggere. Nel judo, quale dei 5 sensi è il più importante? Il senso più importante è la sensibilità, perché nel judo, come avete visto, non ci sono barriere architettoniche. Il judo lo può praticare sia l'atleta vedente sia l'atleta non vedente, o meglio l'atleta disabile. Ovviamente con una differenza tra le due attacchi, che nel judo tradizionale è attacco a distanza, invece nel judo per i disabili visivi, non vedenti e ipovedenti è a contatto diretto. Il judo quindi è una disciplina che dà una speranza a chi è non vedente o comunque ipovedente per praticare uno sport con una grande soddisfazione. Certo, io porto la mia testimonianza che io sono un atleta non vedente e spero di essere un esempio e la speranza alle persone che hanno delle problematiche visive, che siano non vedenti o ipovedenti. Ti ringrazio molto. Grazie a te.